Salve a tutti e bentornati in questo mio nuovo video. Quest'oggi tornerò a parlare di fumetti. Più precisamente parlerò di una graphic novel. Una graphic novel di un autore che conoscevo per la sua fama, ma di cui non avevo mai letto nulla. Ho deciso di avvicinarmi a questo autore, appunto Gipi, leggendo la sua ultima opera, ovvero Una storia. Una storia di Gipi è appunto, possiamo dire che sono due storie, come dice proprio la trama. Sono praticamente la storia di Silvano Landi, un uomo sulla cinquantina più o meno, che praticamente vede la sua vita andare in pezzi e praticamente si sente quasi, cade in una profonda depressione anche. E dall'altra parte la storia di un suo antenato, Mauro, che fu un soldato nella carneficina della Prima Guerra Mondiale. Queste due storie in contrapposizione formano, possiamo dire, una dicotomia che rende quest'opera una delle opere più particolari e anche introspettive che io abbia mai letto. Soprattutto nella storia di Silvano Landi abbiamo una storia molto particolare. E io devo dire che ho dovuto leggere due volte questo volume per poterlo comprendere appieno, perché è veramente un'opera assolutamente unica. Come ho già detto, non conoscevo Gipi, ho voluto leggere questo perché mi ha sempre ispirato da quando è uscito, e devo dire che non ne sono rimasto assolutamente deluso, ma anzi mi ha portato ad appassionarmi a questo autore e sicuramente voglio leggere qualcos'altro di suo. Gipi praticamente racconta la fragilità e la speranza degli uomini, la fragilità nel pensare ad esempio a Silvano, che vede la sua vita proprio come se nella sua vita non ci fosse più niente di buono. Alla fine viene anche ricoverato in un ospedale psichiatrico. E quindi possiamo dire che da una parte c'è Silvano che vuole quasi morire, nel senso lui non trova più un qualcosa che gli faccia proseguire la sua vita, lo faccia andare avanti, e dall'altra invece Mauro che vuole sopravvivere, ma purtroppo è portato più e più volte a rischiare la vita proprio nella Grande Guerra. La cosa però bellissima di questo volume, oltre alla trama che comunque è molto particolare, sono sicuramente i disegni. Allora, c'è da dire che Gipi è un autore molto particolare, è un autore unico nel suo genere, perché è uno dei pochi, almeno che io conosca, che utilizza la tecnica degli acquerelli. E appunto lui dipinge le sue tavole, i suoi disegni. Vi faccio vedere qualche tavola, oltre naturalmente ad accompagnare questi disegni anche con schizzi fatti a mano, proprio quasi rozzi possiamo dire, con una tecnica, ovviamente guardate ad esempio questo, che comunque sono disegni molto particolari però nel loro essere semplici alla fine, però al tempo stesso sono accompagnati con tavole di una bellezza veramente oggettiva. Osserviamo ad esempio queste tavole, appunto dipinte con gli acquerelli, e assolutamente bellissime, a mio avviso ovviamente bellissime. Poi ve ne faccio vedere anche un'altra che mi aveva particolarmente colpito, quella, ecco questa qui, che è un po' anche l'immagine simbolo di quest'opera. E tutte queste altre immagini in questo stile, che veramente fanno capire quanto l'autore si sia impegnato per realizzare tutte queste tavole. E se riesco vi lascerò anche in descrizione un video, il link di un video in cui si vede proprio Gipi lavorare su queste tavole, assolutamente veramente bellissime. E al tempo stesso ci sono anche dei disegni invece più fatti a mano, naturalmente, ma fatti anche a matita, ma più particolari, più ricercati, anche i vari particolari sono migliori, e addirittura anche immagini ovviamente assolutamente uniche di questo volume, come appunto questa. Sicuramente Una storia di Gipi è un'opera assolutamente particolare, una graphic novel veramente
originale, con una storia di fondo ovviamente ovviamente bella, e assolutamente ritengo che GP sia ovviamente un grande autore. Comunque giusto un paio di informazioni, è della Coconino Press, anche della Fandango, e il prezzo è di 18 euro, che comunque secondo me è un prezzo meritato, perché anche l'edizione comunque ha una carta spessa ovviamente bella, assolutamente. Allora, io sicuramente intanto ringrazio per i 200 iscritti e ringrazio tutti gli iscritti del mio canale, spero che aumentino sempre di più, e vi ringrazio perché comunque tutto questo l'ho iniziato quasi per caso, ma poi a poco a poco mi sono appassionato ancora oggi, voglio continuare e chissà crescere ancora di più. Oltre a questo però voglio anche dirvi brevemente che io ho aperto una pagina su Facebook, questo non c'entra molto con le mie letture ma in parte anche con quello. Praticamente io vi lascerò tutti i link in descrizione. Questa pagina chiamata Fallout Shelter, io sono appassionato del genere post-apocalittico, come probabilmente saprete se seguite il mio canale, spesso leggo opere post-apocalittiche, pensate a Metro 2033, sono appassionato anche di videogiochi. Comunque, quindi, tutta questa pagina sarà proprio sulle mie questa mia passione per il genere post-apocalittico. E nella pagina, oltre a mostrare immagini, fare vari progetti, caricherò anche delle recensioni scritte di libri, fumetti, opere post-apocalittiche che io avrò letto. Questa è una pagina che tengo con altri miei amici, quindi sono appunto l'admin. Vi lascerò tutti i link in descrizione, se volete seguirci anche lì, seguire anche il mio lavoro su questa pagina, ve ne sarei molto molto grato. Quindi vi ricordo ancora Una storia di GP. Vi ringrazio ancora per i 200 iscritti e vi saluto e ci vediamo al prossimo video.